E siamo di nuovo in diretta dallo studio di Redditalia di Sydney, ospite con noi il senatore Francesco Giacobbe. Abbiamo rivolto l'appello alle persone, se vogliono chiedere qualcosa al nostro senatore, possono farlo telefonando al 1300 363 900 oppure inviando un messaggino, un SMS allo 0458346833, due messaggini tutti e due uguali, da due persone diverse, ma prima diamo la precedenza a chi è in linea, quindi alla diretta Pino. Buongiorno Pino. Buongiorno Pino. Prego. Sì. Perfetto, su questo siamo perfettamente d'accordo. Ascolti, la cosa migliore che le posso suggerire, perché non è una cosa che si può decidere sul logo o alla radio. Mi mandi un'email con i dettagli, sia del libro che della proposta, e esploreremo quello che sarà possibile fare. Il libro quando è stato pubblicato? Vabbè, no, mi mandi un'email con la proposta, va bene? Francesco. Francesco.Giacobbe, quindi il mio nome, Francesco.Giacobbe, chiocciola senato.it, semplicissimo. Ecco, senti Pino, tu sei a Sydney o a Melbourne? Se hai il calendario del globo, sul calendario del globo c'è, vedi subito Francesco Giacobbe e ci sono i dati per poter contattarlo, va bene? Stammi Grazie. bene, Pino. Elena, buongiorno Elena. Sì. Prego Elena, ci dica. Sì. Sì, signora, il rimborso di tasse è un diritto, quindi da questo punto di vista, nella misura in cui il marito aveva fatto la pratica con i modelli. No, signora, se avesse mandato a me avrebbe avuto una risposta diretta, quindi la prego, si vede che è stato mandato a qualche indirizzo che io non ho preso. Quindi la prego, con quello che ho chiesto, se ho detto a suo marito di mandarmi la documentazione, me la rimandi, perché se arriva a me rispondiamo. Quindi non ho, va bene? Beh, signora, a partire dalla data in cui è deceduto il marito non ha più diritto alla pensione, questo è giusto. Chieda al patronato di mettersi in contatto con me se necessario, va bene? Ok, grazie signora. Grazie. Quindi anche se è deceduto il titolare, gli arretrati prima della data del Ma decesso se può. c'è un ammontare a cui uno ha diritto, sì, Quindi l'avente diritto vanno può agli avere, eredi, la cioè moglie può vanno agli avere. eredi. I frati maturati non riscossi, così come anche i crediti di imposta, vanno agli eredi, però bisogna vedere esattamente com'è la cosa, non voglio dire che in questo caso ha diritto a prenderli, però in generale si ha diritto ad avere gli arretrati se gli eredi hanno diritto ad avere accesso a quello che ad avere quello che spettava al dante causa.
1-300-363-900, chi avesse delle questioni da proporre al nostro senatore, le linee sono aperte e in diretta, siete ancora in tempo, sono le 10:42, due messaggi, lo stesso argomento, sempre, io dico sempre il solito perché si ascolta sempre, ogni volta che si aprono le linee su questo problema, se c'è qualcuno dall'Italia in cui si può parlare, in questo caso come te, un senatore eletto in Australia, la doppia cittadinanza, è sempre la stessa domanda. Io penso che sulla doppia cittadinanza ci sia stato un intervento molto chiaro, fra l'altro molto elaborato da parte del mio collega Marco Fedi, che chiarisce in maniera molto semplice qual è il problema della cittadinanza e qual è il problema che bisogna anche fare capire in Italia per ricevere l'appoggio necessario. Io e l'onorevole Marco Fedi abbiamo presentato in Parlamento un disegno di legge che, devo dire, al Senato, non perché siamo più bravi, ma solo perché le procedure siamo riusciti a farle seguire, al Senato quel disegno di legge è già arrivato alla Corte, alla Commissione Costituzionale e aspetta un rapporto da parte del Ministero dell'Interno, che speriamo non siano le solite promesse, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Sulla base di quel rapporto del Ministero degli Interni potremmo risolvere il problema, che è questo: chi è nato in Italia e perde la cittadinanza italiana o ha perso la cittadinanza italiana a causa di naturalizzazione del paese in cui vive, continua a mantenere o riacquista la cittadinanza italiana. Quindi la cosa è molto semplice. Questo non riguarda le masse degli emigrati dell'Ottocento, Novecento, eccetera, dei primi del Novecento, eccetera, ma riguarda solamente quanti nati in Italia sono venuti in Australia, sono diventati cittadini australiani, hanno perso la cittadinanza italiana, quindi dal 92 al 97 non hanno fatto l'opzione, oggi la possono riacquistare. Questo è quello che prevede il nostro disegno di legge. E questa è la soluzione che non deve assolutamente interferire con tutto il dibattito che c'è in Italia sullo ius soli, sullo ius sanguinis e tutto il resto. Sono delle questioni filosofiche che non dobbiamo assolutamente entrare, è una questione di pratica. In particolare in Australia e negli Stati Uniti c'è stato questo problema causato dal fatto che dal 92 al 97 molte persone, o perché non lo sapevano o perché non volevano rinunciare alla cittadinanza locale, non hanno presentato la domanda di opzione, e quindi in particolare in queste due nazioni dobbiamo permettere a chi è nato in Italia, quindi chi è nato in Italia, di poter riacquistare la cittadinanza italiana. Io spero che se non la prossima volta, una delle volte successive in cui ci ritroveremo a questo programma, possiamo anche dare qualche notizia più positiva. Devo dire che in questo momento in Italia il clima è favorevole per parlare di queste cose, però bisogna stare attenti, perché se la portiamo su temi estremi, come ha cercato di fare qualcuno eletto all'estero ma che non fa parte della coalizione di governo in Italia, purtroppo potremmo avere dei risultati negativi. Quindi dobbiamo stare attenti su come si struttura anche il dibattito all'interno del Parlamento. C'è un altro messaggino, vabbè, questo forse non ti riguarda proprio. Sono sempre uguali, l'INPS si deve prendere, prendono, quando devono pagare fanno sospirare se non muoiono prima. Vabbè, è un'affermazione. Beh, l'INPS non fa altro che far rispettare la legge. Ci sono state delle posizioni critiche da parte dell'INPS nei confronti delle pensioni pagate all'estero. Io sono intervenuto presso il direttore generale dell'INPS dicendo che lui si sbagliava a fare quei commenti, e d'altronde l'INPS è anche in mezzo a due forbici, cioè in mezzo a questa forbice: da un lato non ci sono incassi abbastanza per garantire il diritto alla pensione e dall'altro cercano di risparmiare laddove possono, però quelli che sono i diritti acquisiti non devono essere toccati. A me pare, anche qui dalle anticipazioni nella legge finanziaria, pare che si stia andando forse nella direzione giusta, perché la legge di stabilità prevede, non ho ancora visto i termini precisi perché arriveranno oggi in Parlamento, pare che preveda dei meccanismi che limitano l'aumento delle pensioni quando queste pensioni sono di molto superiore al limite minimo del pensionistico. Per cui questo è molto importante. Noi abbiamo detto nel passato che molto spesso se andiamo a ridurre o a congelare l'1% delle pensioni, che sono pensioni molto alte, si riesce a risparmiare forse molto di più che non a tartassare l'altro 99% di pensioni che sono abbastanza basse. Parliamo adesso di un argomento purtroppo globale, questo enorme flusso di rifugiati, non riguarda solo l'Europa ma anche l'Australia. Sembra che qualche tuo onorevole collega abbia portato come esempio proprio alcune leggi australiane per contenere il flusso migratorio, è vero questo?
Ma sì, c'è qualcuno che cita l'Australia come uno degli esempi da seguire per bloccare il flusso migratorio, però la cosa che ci si dimentica è che mentre in Australia arrivano poche migliaia di persone all'anno rispetto all'Europa, in Europa arrivano, proprio si diceva ieri sera in una delle stime fatte dall'Unione Europea, 750.000 potenziali rifugiati. Arrivano decine di migliaia di rifugiati ogni settimana, ogni mese, quindi il flusso è enorme. La soluzione australiana è una soluzione che non può assolutamente essere considerata per una realtà come l'Europa. Per poter bloccare questo flusso di migranti bisogna intervenire nei posti in cui purtroppo partono, e non è facile, perché la Siria, come sappiamo, è un focolaio di guerra, il Medio Oriente è un focolaio che continua ad esplodere in continuazione, e il Nord Africa e alcuni paesi africani sono dei paesi in cui purtroppo l'alternativa è fra scappare o perdere la vita. Quindi è una fuga da morte quasi certa per una morte incerta molto spesso, perché c'è la possibilità poi di fallire lungo la strada per arrivare in Europa. È un problema che non può risolvere solo l'Italia, e nemmeno io ritengo non possa essere risolto nemmeno solo dall'Europa, anche se poi l'Europa in un certo senso vuole fare orecchio da mercante, vuole chiudersi gli occhi, non mettere le risorse laddove devono essere messe. Purtroppo è un problema che viene affrontato dai paesi mediterranei, la Grecia, l'Italia, la Spagna, perché diventano il primo porto di arrivo di queste decine di migliaia di persone. Molte di queste persone vanno negli altri paesi europei, alcuni paesi hanno messo anche il filo spinato per non farli entrare, però non è una soluzione che si può attuare. Mi pare che al momento ci sia una pressione molto forte affinché tutti i paesi dividano le proprie responsabilità. Qualcuno diceva che se non si risolve il problema dei rifugiati, l'Unione Europea ha fallito il suo scopo. Io sono perfettamente d'accordo. Questo è interessante, una domanda... potrebbe essere interessante, lascio a te giudicare, Francesco. Dice Carlo, si firma, cioè perché non abbiamo il diritto di votare anche per il Parlamento europeo? Ma il diritto di votare per il Parlamento europeo ce l'hanno tutti i cittadini italiani. Il problema è che in Italia non è previsto il voto dall'estero per il Parlamento europeo. Si tratta di questione di legge ordinaria. Il perché è stato deciso così non glielo so argomentare, però non è, siccome le elezioni europee sono regolamentate dalla legge elettorale europea, la legge italiana ha permesso ai cittadini italiani residenti nei paesi europei di votare nei paesi in cui risiedono, però questo è tutto quello che può fare l'Italia a questo riguardo. C'è Salvatore in linea. Pronto Salvatore, buongiorno. In base alla legge attuale, lei potrebbe riacquistare la cittadinanza italiana solo se ritorna in Italia, in questo momento. Se viene approvato il disegno di legge che abbiamo in Parlamento, dovrebbe permetterle il riacquisto della cittadinanza italiana anche in Australia. Quindi questa è come sta la situazione in questo momento, che è un controsenso, perché se uno rientra sul territorio italiano, può riacquistare la cittadinanza italiana, se rimane in Australia non è possibile. Allora, questo disegno di legge vuole superare questo problema. Quindi se verrà approvato, così come scritto oggi il disegno di legge, dovrebbe permettere a lei, alle persone della sua situazione, di riacquistare la cittadinanza italiana direttamente dall'Australia. Sì, no, nel 92 era stato permesso il riacquisto della cittadinanza italiana. Chi non ha fatto la domanda, lei ovviamente non ha fatto la domanda, ha perso quei 5 anni in cui poteva fare l'opzione, si chiamava opzione. Quindi avendo perso quella lì, oggi noi stiamo cercando in un certo senso di riaprire quella possibilità di fare l'opzione. Sì. Buona giornata, grazie Salvatore. Poco... meno di 5 minuti, forse sì, meno di 4 minuti per questa risposta, se me lo vuoi dare, ma l'Italia ce la farà. Ma io sono confidente oggi, molto più che 2 anni e mezzo fa, che l'Italia sta andando nella direzione giusta. Devo dire con molta onestà, quando sono arrivato in Italia 2 anni e mezzo fa, all'inizio della legislatura, ero non
disorientato, ma anche in un certo senso depresso, perché c'era una situazione che sembrava senza via d'uscita. Però l'Italia è un paese dalle mille risorse. Negli ultimi 18 mesi sono state approvate tutta una serie di riforme che già erano state pensate nei governi precedenti, portate avanti dal governo precedente, però negli ultimi 18 mesi sono state realizzate tutta una serie di riforme che non è che sono riforme per sé o riforme solo a se stesse, sono riforme che in effetti hanno permesso all'Italia di voltare pagina o di, come dice Renzi, è la volta buona per poter fare qualcosa. Lui dice spesso, portiamoci sulle maniche e cominciamo a lavorare, perché c'è un'Italia che vuole lavorare. E in effetti dal gennaio a oggi c'è un netto una differenza netta di creazione di posti di lavoro. Fino all'anno scorso i posti di lavoro diminuivano, negli ultimi 10 mesi i posti di lavoro sono aumentati. Fino all'anno scorso c'era un segno negativo nel PIL, nel prodotto interno lordo. Oggi c'è un segno positivo nel PIL. Non è del 3-4% o del 6% come potrebbe essere in Cina, però è un segno positivo ed è un fatto molto importante. L'Italia ha detto in maniera molto chiara, con le leggi, ora bisogna trasformare queste cose in pratiche, che c'è zero tolleranza per ciò che riguarda la corruzione. Infatti non a caso oggi i casi di corruzione vengono scoperti quando stanno succedendo, e quindi significa che vengono isolati sul nascere e non dopo che sono successi. L'Italia ha riformato con tanto coraggio il mercato del lavoro e quindi ha permesso la creazione anche di alcuni posti di lavoro che sono in linea con quelle che sono le regole internazionali. L'Italia sta ammodernando il proprio sistema fiscale, nel senso che sono stati introdotti in Italia tutta una serie di standard che si applicavano negli altri paesi, che permettono con più facilità investimenti in Italia, il trasferimento di attività da un posto là dentro e fuori dall'Italia. Ma l'Italia ha una cosa molto bella che in questo momento viene valorizzata al massimo, ed è l'eccellenza della qualità dei suoi prodotti. Non a caso, mentre tutto il mondo, purtroppo anche l'Australia, ha abbandonato l'industria manifatturiera, l'Italia continua a rimanere il secondo paese in Europa come giro d'affari nel settore della manifattura. E questo è molto importante, perché questo segna appunto le basi per uno sviluppo futuro. Ci sono dei settori in cui l'Italia eccelle, dal design al cibo, ai macchinari, ma anche alle materie prime per la costruzione. Cioè il marmo italiano non è secondo a nessuno e viene lavorato dagli specialisti italiani di quel settore in maniera migliore di tutto il resto del mondo. Quindi da questo punto di vista penso ci sia un potenziale enorme. Purtroppo il grande problema dell'Italia è che ci sono due o tre Italie dentro l'Italia. C'è l'Italia del nord, dove l'economia va benissimo, c'è l'Italia centrale che sta cercando di trovare degli spazi, ma ci si vedono segni di crisi. C'è un'Italia del sud dove invece purtroppo si per tutta una serie di congiunture storiche, mentalità eccetera, ci sono dei problemi più grossi dei paesi dove invece ci sono dei tassi di crescita negativi e in crisi. E lì penso che il governo stia facendo un buon piano di azione. Penso che il piano che il governo sta lanciando per il Mezzogiorno d'Italia sia un buon piano di azione, che per la prima volta mette alcuni comprensori nel sud d'Italia responsabili del proprio futuro. Cioè, questi sono i fondi, queste sono le risorse, se riesce a fare queste cose, queste risorse possono essere rinnovate. Quindi forse mettendo le persone di fronte alle proprie responsabilità si riuscirà anche a risolvere questo problema. Però ho fiducia nel futuro dell'Italia. Con questo commento positivo sull'Italia e sugli italiani io congedo il nostro senatore. Grazie per essere stato con noi, Francesco. Alla prossima, quindi. Ma è stato un piacere, come sempre, e spero che non sarà fra tanto tempo. Ci stai, canta Biagio Antonacci dal suo nuovissimo singolo. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo domani per quanto mi concerne.